Ritorno brevemente sulle parole che ha detto il Papa e poi sono state ripetute anche dal Cardinale Fernandez, secondo cui Amoris Laetitia non benedice l'unione, ma benedice le coppie, che è la stessa cosa. Infatti la coppia si basa sull'unione omosessuale e quindi benedici l'unione. Peraltro, se non volevi benedire l'unione, si faceva come prima. Prima si benedicevano le persone personalmente. Non è che devi benedire per forza la coppia. Che ragionamento? Non devi, anzi, non la devi per niente benedire, manco per forza la devi benedire la coppia. Quindi sono affermazioni del furbetto. Il Papa vuole fare il furbetto, ma che si crede? Che la gente non vede? Ma che si crede? Non abbiamo il cervello? Ma non si crede, ma non si rende conto che si capisce molto bene che stanno cercando di legittimare l'omosessualità in tante forme, in tanti modi? Ma che pensa che la gente non c'ha il cervello? Già l'ho detto prima, vergogna! Invece di dire tutte queste storielle, raccontare queste storielle, dica pubblicamente perdono, chieda perdono pubblicamente e cancelli l'Amoris Laetitia, chieda perdono, la vada a bruciare in mezzo a Piazza San Pietro e basta. E non soltanto quello, deve fare tutto quello che deve fare per cancellare tutto quello che fino adesso ha fatto per legittimare gli atti omosessuali in tante forme, in tanti modi. Altro che viene a raccontare due storielle a noi, ma che si crede che siamo nati ieri, che siamo usciti ieri dall'uovo di Pasqua? Cari fratelli, continuiamo a pregare. Io me la rido un po', ma c'è da piangere, c'è da piangere. Che il Signore intervenga prestissimo. Preghiamo anche, io vedete, ho le spalle, ho anche qui la figura di Sant'Elia e Sant'Eliseo. Preghiamo Sant'Elia che dal cielo ecco. Che dal cielo preghi per noi, perché intervenga Dio con potenza in questi tempi e ci liberi da tutti questi errori che il Papa con i suoi collaboratori diffondono. Cristo regni. Amen.